Riprendiamo l'ultimo problema, cioè il camion che percorre una curva a una certa velocità e ha sul pianale una cassa. E analizziamo questo problema da entrambi i punti di vista, dal punto di vista del sistema esterno inerziale e dal punto di vista del sistema rotante interno, o quindi il laboratorio interno al camion, che è un sistema non inerziale. L'obiettivo di questo video è far vedere che la descrizione è diversa nei due sistemi di riferimento, ma i risultati a cui si giunge sono identici. La prima differenza è che, visto dal sistema inerziale esterno, il camion ha una velocità e anche la cassa, sul camion hanno la stessa velocità perché la cassa è ferma rispetto al camion. Ed entrambi si muovono nel sistema di riferimento esterno inerziale, si muovono con questa velocità v. E compiono un moto rettilineo uniforme. Al contrario, nel sistema di riferimento interno, immaginiamo quindi una telecamera posta attaccata al soffitto del camion. Allora, si vede tutto fermo, il camion e anche la cassa sono fermi, velocità zero. Non c'è quindi nessun moto circolare uniforme. Io ho sbagliato a scrivere, moto circolare uniforme. Un'altra differenza è che nel moto circolare uniforme c'è un'accelerazione centripeta, che è data da v al quadrato diviso il raggio di curvatura. Mentre invece dal punto di vista del sistema interno rotante, cioè all'interno del camion, non c'è nessuna accelerazione, perché la cassa rimane ferma. Del resto sono anche uguali opposte le due forze che agiscono sulla cassa, che sono la forza d'attrito e la forza centrifuga, e sono uguali opposte e danno quindi una forza risultante nulla, e in accordo con la legge di Newton, la forza totale non c'è e quindi non c'è l'accelerazione. Queste due forze sono uguali opposte, la forza centrifuga è una forza apparente che compare soltanto nel sistema del camion, perché è un sistema non inerziale. Questa forza apparente non è presente e non è visibile nell'altro sistema, quello inerziale, dove invece c'è solo la forza centripeta, che è responsabile della curva della cassa, e la forza centripeta è la forza d'attrito. Ed è anche l'unica forza presente sulla cassa. In realtà ci sono anche la forza peso e la forza vincolare del pianale del camion, ma si annullano. Quindi la forza totale dal punto di vista esterno è la forza d'attrito. Quindi quando andiamo a scrivere la legge di Newton, non abbiamo più la forza totale zero come prima, abbiamo invece una forza totale diversa da zero che è la forza d'attrito. E produce una accelerazione che non è zero, è l'accelerazione centripeta del moto circolare uniforme. La forza d'attrito è presente in tutti e due i punti di vista, in tutti e due i sistemi di riferimento, perché è una forza reale. Come anche sono presenti in tutti e due i sistemi di riferimento la forza peso e la reazione vincolare del piano. Proseguendo con la legge di Newton nel sistema di riferimento inerziale, legge di Newton applicata alla cassa. Abbiamo quindi la forza d'attrito che si calcola coefficiente di attrito statico per la forza normale che preme la cassa contro il piano del camion e fa nascere l'attrito. Questa forza normale qui è la forza peso. A destra invece abbiamo la massa per l'accelerazione centripeta e quindi la massa, come sappiamo, non ha nessun ruolo, perciò qualsiasi sia la massa della cassa, scivola o non scivola, dipende dalla velocità, del camion e della cassa stessa, ma non dipende dal fatto che la cassa sia più o meno pesante. E questa è la formula finale che lega la velocità del camion e della cassa al raggio di curvatura, all'accelerazione di gravità e al coefficiente di attrito statico tra la cassa e il piano. Passiamo all'altra descrizione. Qui la forza totale è zero, queste due forze, attrito e forza centrifuga, sono uguali opposte. Hanno la stessa intensità, la forza d'attrito è una forza reale, ha la stessa espressione, vista da tutti e due i sistemi di riferimento, quindi, questa espressione rimane inalterata. E l'espressione della forza centrifuga, sappiamo che è la massa per V al quadrato su R, quindi otteniamo esattamente le stesse formule. Anche se, la descrizione è profondamente diversa, da un sistema di riferimento all'altro, perché in un caso la cassa si muove e fa moto circolare uniforme, con accelerazione centripeta, nell'altro caso la cassa è ferma, non si muove, non c'è accelerazione, le forze sono uguali opposte, la forza totale è nulla, mentre invece dal punto di vista esterno la forza totale non è nulla, è la forza d'attrito. Dal punto di vista esterno del sistema inerziale non c'è la forza apparente, la forza centrifuga, c'è invece dal punto di vista del sistema interno non inerziale, il sistema rotante. Però alla fine le descrizioni, pur essendo così diverse,
portano alle stesse formule finali. I due punti di vista sono perfettamente equivalenti, sono diversi, ma alla fine portano sempre agli stessi risultati finali.